Ho le prove e posso dimostrarlo. Ci sono altre due professioniste nel carcere di San Vittore che non firmarono le relazioni, coinvolte in una sorta di rete criminale. Una fece con le altre i test ad Alessia Pifferi senza filmarli e un'altra corresse la relazione sullo stato di salute della donna. Ho anche le prove che Alessia Pifferi non fu abusata da bambina. Le hanno suggerito di dirlo. Durante l'ultima udienza relativa al caso di Alessia Pifferi, la madre accusata dell'omicidio volontario della figlia Diana di soli 18 mesi, è intervenuto il pubblico ministero Francesco De Tommasi. Il magistrato ha continuato la sua battaglia contro gli esperti del carcere di San Vittore, i quali hanno assistito e supportato la donna sin dal momento del suo arresto. De Tommasi ha avviato un'indagine nei confronti di questi esperti per favoreggiamento e falsa testimonianza, insieme all'avvocato della donna Alessia Pontenani. La sua decisione ha suscitato notevole clamore, ma De Tommasi persiste nella sua convinzione che all'interno del carcere ci sia, come ha affermato, una rete di esperti che ha manipolato Alessia Pifferi, con l'obiettivo di farla passare per pazza al fine di evitarle l'ergastolo. La donna rischia una pesante condanna, in quanto il 14 luglio 2021 lasciò Diana, la piccola di 18 mesi, da sola a casa con due biberon, in una settimana in cui il termometro superava i 40 gradi e la bambina morì per stenti, fame e sete. Un crimine agghiacciante, reso ancor più doloroso dal fatto che mentre la piccola agonizzava nel suo lettino, la madre era all'effe con il suo compagno. Secondo il pubblico ministero, Alessia Pifferi, detenuta a San Vittore, è stata sottoposta a test superati e non più in uso al fine di farla apparire affetta da ritardo mentale. Inoltre, le psicologhe avrebbero suggerito che un amico di famiglia l'avesse violentata da bambina, un episodio emerso solo durante la perizia psichiatrica di Elvezio Pirfo e mai menzionato prima. Addirittura né la madre né la sorella dell'imputata ne erano a conoscenza. Il pubblico ministero ha anche interrogato il direttore di San Vittore, Giacinto Siciliano, incaricando un team di professionisti per esaminare alcune cartelle cliniche sequestrate. Si sospetta che Alessia Pifferi non sia l'unica imputata che gli esperti del carcere hanno cercato di salvare dall'ergastolo utilizzando lo stesso metodo, ovvero facendo passare la persona come incapace di intendere e volere. Si sta indagando anche sui casi di Lucia Finetti, condannata all'ergastolo per aver ucciso il marito con 14 coltellate il 12 giugno 2021, e di Patrizia Coluzzi, condannata a 12 anni di reclusione per aver soffocato la figlia di 2 anni con un cuscino. Durante l'udienza, lo psichiatra Elvezio Pirfo ha confermato che la capacità intellettiva di Alessia Pifferi durante i colloqui è normale e ha risposto in modo completo a qualsiasi domanda. Il medico ha poi discusso nuovamente del lavoro svolto dalle psicologhe del carcere. Il test delle psicologhe in carcere per il quoziente intellettivo non è oggettivo. L'eccessivo ricorso a colloqui psicologici in carcere, peraltro non videoregistrati, non è giustificato quando non ci sono manifesti disturbi cognitivi, come in questo caso, oppure un pericolo di suicidio. I medici non possono fare quello che vogliono. Due psicologhe insieme così spesso, anche 2 o 3 volte la settimana, non sono appropriate e il resoconto non è attendibile. Inoltre, ha notato che Alessia Pifferi, durante le sue dichiarazioni, utilizza espressioni tipiche di un linguaggio psicologico, quasi come se avesse assimilato i concetti espressi dalle dottoresse che la hanno esaminata. Questo aspetto, sottolineato dallo stimato psichiatra, che ha anche esaminato Anna Maria Franzoni, la madre assassina di Cogne, sembra supportare la tesi del pubblico ministero De Tommasi. Si solleva quindi l'interrogativo: Alessia Pifferi è stata influenzata? Ha appreso come comportarsi come una persona con gravi deficit intellettivi per opportunità? Ha realizzato che agendo in questo modo potrebbe evitare l'ergastolo e che simulando un abuso infantile potrebbe commuovere la corte? Sono domande alle quali, al momento, è impossibile rispondere. Inoltre, l'avvocato Alessia Pontenani si è dichiarata pronta a confutare tutte le accuse. Alessia vuole solo dire a tutta Italia che lei non voleva uccidere la sua bambina,
e non passa giorno che non pensi a lei. Per quanto mi riguarda, ho la coscienza a posto. Penso che l'abbiano anche le due psicologhe, colpevoli solo di essersi dedicate troppo a una persona. Avranno ritenuto che la Pifferi avesse bisogno di essere seguita, senza fini eversivi o altro. Ha chiesto i termini per riesaminare tutto.